Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dei giocatori reparto per reparto, del mercato che è stato fatto e analizzeremo tutti i reparti e i giocatori che ci sono a disposizione per ogni reparto. Però prima iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi piace questo video e lasciate un commento di quello che pensate della rosa del Venezia. Esatto, andatevi a recuperare i video che abbiamo fatto per il mercato in uscita da Venezia, dove abbiamo analizzato tutti i colpi appunto in uscita tra prestiti e cessioni, e andatevi a vedere anche il mercato in entrata, il primo video che abbiamo fatto questa settimana qui, dove abbiamo analizzato i colpi in entrata, ovviamente tra prestiti e acquisti a titolo definitivo, come per le uscite, ovviamente. Allora, inizierei dai portieri che ci Sì. sono a disposizione. Sì. Joronen, che è ovviamente titolare, speriamo per tutto l'anno. Stankovic, che è arrivato in prestito dall'Inter. Bertinato e Grandi, quindi Sì. quattro. Eh sì, è una batteria fin troppo folta, buona, anzi molto buona, perché comunque Stankovic è una riserva di lusso. Comunque il ragazzo fino all'ultimo ha provato a vedere se c'era qualche squadra disposta a offrirgli un posto da titolare, e lui ha aspettato fino all'ultimo. Infatti il suo acquisto il Venezia ce l'aveva pronto fin dalle prime battute del mercato. In realtà era un acquisto che si poteva fare, poteva essere uno dei primi acquisti, ecco. Però si è un po' aspettato così, soprattutto perché il ragazzo voleva un attimo vedere in giro cosa c'era. Poi il ragazzo ha accettato comunque la destinazione, ha accettato di essere il vice Ierone, perché questo è di fatto, sempre che Ierone non subisca qualche infortunio, ma speriamo di no, perché è un portiere eccezionale tra i pali, e anche in Serie A dimostra di valere. In Serie B non aveva veramente paragone con nessun portiere. In Serie A diciamo che comunque si fa notare, ecco, fa imparate importanti. È un portiere a cui è difficile togliere il posto, quindi deve accontentarsi di essere il vice. E per quanto riguarda invece il terzo e il quarto, si sapeva che Bertinato magari poteva avere qualcosa in uscita, però non si è riuscito a chiudere, quindi magari è tutta questione rimandata a gennaio e si rimarrà in tre. Però insomma, per ora siamo in quattro, un po' troppo folta, però almeno stiamo tranquilli, Siamo coperti. siamo coperti. Passando invece alla difesa che abbiamo a disposizione quest'anno, c'è Itses, Svoboda, Sverko, Altare e Shintien. Tra questi quattro sono gli stessi dell'anno scorso alla fine e Shintien è l'unico che è arrivato. Sì. Ho diviso difensori e terzini barra esterni per una questione, non so, di analisi un po' più approfondita, perché secondo me ruolo per ruolo meritano analisi diverse. E per quanto riguarda i singoli, diciamo che è secondo me una difesa molto qualitativa. Va ad aggiungersi Shintien a tutto questo, che dà appunto qualità di impostazione, come abbiamo detto negli scorsi video, nel mercato in entrata in questo caso. È una difesa che secondo me non meritava grandi rivoluzioni. Si parlava molto che si poteva prendere qualche giocatore, magari di esperienza, per allungare un po'. Sì, si era parlato di Kier Brava, sì. dal Milan. Sì, poteva starci, soprattutto, guarda, poteva starci. All'inizio ero un po' contro, perché sapevo che il gioco di Francesco comunque prevedeva sta difesa alta, così. L'avevo fatto, ti ricordi quel video dove analizzo, se volete andate a vedere, analizzo il gioco di Francesco e spiego che uno dei suoi mantra è sta difesa alta, no? Però dicevo, con Kier diciamo che fa fatica da quel punto di vista lì, preferisco non averlo perché tanto farà fatica. Però per come stiamo giocando in queste giornate qua, ti dico, un Kier non mi avrebbe fatto schifo. Infatti. Cioè, se difendiamo con più razionalità, quindi un po' più bassi, un Kier diciamo che avrebbe fatto secondo me la differenza, cioè avrebbe magari rubato anche il posto a qualcuno. Per dire, probabilmente in una difesa 3 lui sarebbe stato ottimo da difensore centrale, quindi al posto di uno Svoboda. Sì, è vero. È ancora libero perché è svincolato, credo. Se fosse ancora libero, io un tentativo lo farei. Non so che ingaggio chiede in questo caso. Ah Sì, sì, è quello un può essere po'. un problema. Può essere un problema perché un giocatore poi non riesci più a vendere. Comunque è tutto. Però un contratto minimo di un anno e poi si valuta come sta, ci poteva anche stare. Però, insomma, è una buona batteria, anzi, un'ottima batteria, che insomma all'inizio ha dimostrato qualche difficoltà, però secondo me dalla seconda, terza partita ha dimostrato che se ha la testa in campo del tutto, sono difensori che possono fare la differenza e Esatto. in Serie A possono tranquillamente starci. Sì, è un reparto molto collaudato, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, che Infatti. sicuramente come difesa ottima. Esatto. È stato giusto non toccarla, ecco. Passando ai terzini esterni, abbiamo Candela, Sagrado, Zampano, Carboni e Aps, che dobbiamo ancora Sì. vedere se giocherà effettivamente. Eh sì, io pensavo fosse un giocatore in uscita, però a quanto pare è rimasto, non credo per scelta di Francesco, credo che non abbia avuto molte soluzioni o comunque, non lo so,
non lo so, questo veramente non lo so. Quindi a questo punto sulla sinistra abbiamo Zampano, che pur essendo un destro, con, anche con Vanoli, ha giocato a sinistra, Aps e Franco Carboni, che però in questa dinamica, visto che non abbiamo preso nessun braccetto sinistro, quindi di piede sinistro, abbiamo solo Sverco in difesa, potrebbe essere lui, quindi lui che arretra dietro e va a fare un po' il braccetto, come ho detto nel precedente video. E a questo punto a sinistra rimarrebbero effettivamente solo Zampano, quindi di piede destro, e Aps di piede sinistro, nella fascia di sinistra, nell'esterno di sinistra. A destra abbiamo Candela e Sagrado. Che Candela sarà probabilmente il titolare, come abbiamo detto anche nel video del mercato in entrata. Invece Sagrado come vice Candela. Sì, per me Candela rimane assolutamente titolare, Sagrado il suo vice, nonostante comunque le cifre spese non siano basse, però Candela l'anno scorso ha dimostrato tanto. E per me togliere il posto per un giocatore comunque che deve ancora adattarsi al campionato italiano, viene dall'Oven, quindi ci sta che Candela sia titolare, però insomma mi sembra una buona batteria di terzini esterni, più esterni che terzini, ecco, visto come gioca Di Francesco quest'anno col Venezia. Passando al centrocampo invece abbiamo Duncan, che è arrivato a zero, Nicolussi Caviglia, che anche lui è un nuovo arrivato, Busio, che deve ancora tornare, Andersen, Dumbia e Cernigoi. Sì, due titolari, Duncan e Nicolussi Caviglia, li abbiamo analizzati bene nel mercato d'entrata e saranno loro, diciamo, secondo me, i titolari, ecco. Voi per caratteristiche che diverse, sono diverse tra i due giocatori, ma si completano molto bene a centrocampo e è tanta roba, secondo me, un buonissimo centrocampo, molto qualitativo. E nelle riserve abbiamo abbiamo prima Andersen, che può essere effettivamente, per come l'abbiamo visto, il vice Nicolussi Caviglia, e Dumbia, che è un ragazzo arrivato comunque dalla Serie C, avrà tutto il tempo per fare qualche minuto, magari presumibilmente non da titolare, perché ok che Di Francesco l'ha comunque buttato dentro anche da trequartista in ottica più di contenimento, però comunque è un giocatore giovane e tutto, e sarà tutto da valutare, dico. Cernigoi l'ho messo nei centrocampisti, però può essere effettivamente considerato un trequartista, così, però vedrà Di Francesco insomma il da farsi in questo caso qui, se adattarlo più a essere un trequartista, una riserva dal punto di vista delle tre quarti, una riserva per il centrocampo. E uguale si può fare per Busio il discorso, che sinceramente nel centrocampo a due lo vedo poco, però se Di Francesco mi smentirà e vedrò che può giocare tranquillamente un centrocampo a due, benissimo. Facile che anche lui in questo discorso finisca a giocare in tre quarti, essere una buona alternativa nella tre quarti o un titolare nella tre quarti a questo punto. Non so, non lo vedo perfetto per entrambe le cose in realtà, però sono pronto a essere smentito e anzi sarei contento di essere smentito. Lui lo vedo perfetto per essere la mezzala in un centrocampo a tre, però per ora non si sta giocando a tre centrocampo e quindi sarà un giocatore difficile secondo me da adattare. Forse paradossalmente meglio metterlo in tre quarti, con doti particolari diverse rispetto a quelli che abbiamo in quella zona lì, però insomma è un giocatore che mi tengo molto stretto. Poi se vorrei fare il centrocampo a tre in certe partite, esatto, Busio è perfetto come mezzala di destra soprattutto, magari, quindi ottimo, è un ottimo reparto secondo me. Non so cosa si potesse fare in più onestamente, perché come caratteristiche secondo me ci siamo. Se vuoi potevi prendere qualcuno ancora più di interdizione come vice Duncan, quindi ci sta, però non sono neanche facili da trovare secondo me in fin dei conti, quindi va bene così, mi tengo questi. E secondo me si è operato bene tra giocatori che si è deciso di far rimanere, tipo come Cernigoi, no? Andersen e Busio, e nuovi acquisti, esatto, ottimi, perché effettivamente si è andato a prendere due titolari. Esatto, alla fine è rimasto Busio, Andersen e tutti gli altri sono relativamente nuovi, anche Cernigoi consideriamolo come nuovo. Sì, ormai, è da un po' che non era da noi. Effettivamente, sì, tra prestiti, sì, è vero. Passando invece alla tre quarti, abbiamo Oristanio, Yeboah, Ellerson, Bjarkason e Eladad. Sì, che se vuoi, cioè, numericamente è abbastanza anche folto, anche per il discorso che ho fatto prima, nel senso che se vuoi mettere Busio lì, se lo vedi più nella tre quarti rispetto che nel centrocampo vero e proprio, saremmo veramente in tantissimi, ed è il motivo per cui ho deciso di metterli tra i centrocampisti. Sì, a livello di tre quarti, allora, Oristanio potenzialmente è un ottimo acquisto, per ora ha dimostrato ancora poco, però le cifre spese insomma fanno capire che la società ci punta tanto, che deve dimostrare. Cagliari comunque ha fatto bene, purtroppo ha subito l'infortunio, quindi l'ha un po' fermato sta cosa. Adesso speriamo che da noi possa valorizzarsi al meglio, al di là di queste prime tre partite dove ha dimostrato poco, ma c'è bisogno di lui e sarà un giocatore fondamentale per noi.
Deve essere assolutamente. Poi c'è Yeboah, sì, che è il nuovo acquisto, è un giocatore che ha... Sì, un altro nuovo, sì, anche lui un nuovo acquisto che ha caratteristiche diverse, è proprio brevilineo, ha qualità, velocità, ha lo strappo, è quel giocatore bravo nell'ultimo passaggio. È un giocatore che se dimostra di avere tutte queste caratteristiche, anche in Serie A e non nel campionato polacco dove è stato preso, è un potenziale veramente, un potenziale crack. Sì, che anche lui alla fine l'hanno pagato abbastanza da dover dimostrare qualcosa, nel senso, vedendo il prezzo. 4 milioni e mezzo qualcosa. Più uno. Sì, 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 sicuramente deve dimostrare, però appunto, ripeto, le cifre spese sono alte, sono ingenti e secondo me per le caratteristiche che ha potenzialmente è veramente un crack, un grandissimo colpo di scouting. Vediamo, l'unica paura grossa che ho è sto passaggio da campionato polacco a Serie A, però è un ragazzo comunque che ha esperienza internazionale, ha giocato la Coppa America, per dire, ecuadoriano lui, e quindi sa rapportarsi anche con un calcio qualitativo di un certo tipo, quindi staremo a vedere, sono molto molto curioso. E Ellerson e Bjarkason che rimangono dall'anno scorso. Ellerson che è stato adattato bene come trequartista, alla fine ha dimostrato di poterlo fare benissimo, e Bjarkason che deve ancora ritornare, deve ancora giocare. Però credo Di Francesco lo metterà proprio in quel ruolo lì, penso, perché comunque vedo che tutte le mezzali dell'anno scorso nel centrocampo a 5, compresi gli esterni, stanno andando un po' a essere i nuovi trequartisti, se vuoi, perché è difficile adattare a centrocampo, comunque sono giocatori con qualità diverse, passare da un centrocampo a 3 a un centrocampo a 2 è un bel passaggio, e quindi Ellerson per loro si è adattato bene, vedremo Bjarkason. E anche il Haddad comunque, che è un ragazzo che alla fine viene fuori dalla giovanili, dalla primavera. Sì, è ancora piccolo, 19 anni. Però comunque ha fatto veramente bene. Ha qualità interessanti, diciamo. È ancora un po', come dire... Fisicamente? No, non tanto. Paga ancora un po', fa ancora un po' di errori nelle scelte, così. È molto fantasista, però... Come caratteristiche me lo tengo tutta la vita, sì, assolutamente. È vero, fisicamente è un po' piccolino, quindi anche l'ultima partita veniva un po' scansato facilmente. Sì, ci sta. Purtroppo è un po' piccolo. Sì, ma sia per età che per fisicità, ma è proprio... Sono anche le sue caratteristiche, per carità, però è veramente giovane per giudicarlo e... Comunque vedi che quando... Intanto l'ho fatto sempre comunque entrare in quasi tutte le partite, non tutte... Anche in Coppa Italia contro il Brescia. È un giocatore che ti dà delle cose diverse rispetto a quelli che abbiamo. Al di là di Yeboah, che non l'abbiamo ancora visto in quella zona di campo. Forse il lato positivo del fatto che è piccola, che riesce a muoversi velocemente. È agilissimo, ragazzi. È agile, molto agile. Madonna, sì. No, è veramente da tenere in considerazione. È buono che non hai speso niente, quindi ce l'hai lì. È tutto da valorizzare ed è una pedina in più che si aggiunge, non prevista magari, e queste diciamo che sono soluzioni sempre gradite sia ai tifosi che agli allenatori, trovarsi questi giocatori in più che non ti aspettavi, che anche tu dici... dalla società, perché sono lì, sì, e magari fai un colpo in meno, ecco, in quel caso lì sì, è praticamente aggregato di fatto in prima squadra, quindi ottimo, cioè lo aspettiamo, sarà da valutare in quelle ispezioni di partita che farà, ovviamente non da titolare, presumo, però insomma quando entrerà speriamo che dia il suo contributo. Esatto. Come ultimo reparto, è il più importante, è l'attacco, dove c'è quelli in palo, Yitker e Raimondo. È rimasto praticamente lo stesso attacco dell'anno scorso, tranne la terza punta, l'anno scorso era Olivieri, quest'anno è Raimondo. Allora, in Serie B era un attacco formidabile, soprattutto considerando poi in palo e Yitker. E come giocava Vanoli anche. Sì, con le due punte. Con le due punte era veramente un attacco formidabile, ok. Ora però è da valutare in Serie A. E Poyampalo secondo me rimane una pedina fondamentale, un attaccante che anche secondo me, almeno nella parte destra della classifica, poche squadre hanno quella sicurezza in attacco. È un giocatore comunque che dovrà far vedere in Serie A quanto vale anche in Serie A, perché in Serie B l'ha fatto stravedere, capocannoniere e tutto. Yitker, per esempio, è un giocatore che in Serie B ha fatto vedere quanto può essere influente, quanto può decidere, ha fatto tantissimi gol, al di là che poi è un palo che è il principe dell'attacco, no? Però l'anno scorso anche Yitker ha dato tantissimo il suo contributo. Quest'anno sarà da vedere, perché quelle poche apparizioni che ha fatto fatica. Vuoi
a livello fisico, così ci può anche stare, per carità, non è sei al massimo ancora. E quindi Gidker è ancora un po' da valutare, ecco. Raimondo invece è un colpo che arriva in prestito, secco, ed è un giocatore che ti dà caratteristiche diverse, come abbiamo detto tante volte. È un attaccante diverso da Olivieri, che ti dà caratteristiche diverse. Però secondo me, per dire, rispetto a Olivieri, ti dà caratteristiche già più interessanti. Comunque è un giocatore più fisico, è un giocatore bravo nell'attacco alla profondità, quindi un attaccante da valorizzare sicuramente. Non avrà tutto questo spazio, ma comunque entrerà partita in corso ovviamente, perché il titolare è ovviamente Poyanpalo. Però ecco, teniamocelo stretto, perché comunque dà caratteristiche diverse in campo. È un giocatore diversissimo sia da Poyanpalo che Gidker. Lo valuteremo bene quest'anno qui. Quindi questi sono un po' i giocatori che abbiamo a disposizione nei vari reparti. Diciamo, per dare un giudizio finale, mi sembra una rosa comunque che ha molte qualità, che ha giocatori con differenti caratteristiche tra di loro nei vari reparti. Si sono tenuti i giocatori che si dovevano tenere, quindi ottimo. Ci sono andati a prendere giocatori che effettivamente a livello di caratteristiche mancavano. Parlo soprattutto, secondo me, a centrocampo e nella tre quarti, visto come si gioca con Di Francesco. Sono andati a prendere colpi che, se vuoi, a centrocampo, ma è un po' più sulla sicurezza, perché Duncan e Nicolussi Caviglia sono delle sicurezze, secondo me. E nella tre quarti si è andato un po' a osare, a diciamo fare delle scommesse tra Oristanio e Yeboah. Però se vinci questa scommessa nella tre quarti, secondo me siamo una squadra che può raggiungere la salvezza, che può farcela. Non sarà facile, perché comunque anche le altre squadre si sono rinforzate. La Serie A è durissima, lo sappiamo. Però è una squadra che, se Di Francesco riesce a amalgamare al meglio in questo modulo che ha deciso di adottare, per me possiamo fare molto bene, sia a livello di gioco che a livello di risultati, esatto. Speriamo, perché se no... Sì, secondo me in attacco spero che Poyanpalo e Gidker riescano a fare il loro nel modo giusto, perché comunque il modo in cui gioca Di Francesco è diverso da quello che usava Vanoli l'anno scorso. Sì. Però il reparto migliore rimane la difesa, come l'anno scorso. Poi magari durante l'anno il centrocampo fa vedere che è il reparto migliore. Per ora ha dimostrato l'attacco che manca qualcosa. Comunque. Per ora sì. Quindi per ora sì. La difesa, la prima giornata, ha fatto vedere degli errori singoli, però nelle ultime due partite ha fatto vedere che è ancora collaudato, è ancora quello dell'anno scorso, quindi molto buono. Di questo aspetto qui ne parleremo meglio nel prossimo video. Faremo un po' un bilancio delle queste prime tre giornate e andremo a vedere cosa di buono abbiamo visto, sia a livello di fase di possesso che di non possesso, insomma cosa ci portiamo a casa di queste prime tre partite, al di là del punto in classifica. Quindi attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video, lasciate un like, iscrivetevi se non siete già iscritti, e al prossimo video. Quindi forza Venezia e forza Unione.